Bella regà, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Come da promesso raga, appena usciva ve la portavo, duplicazione massivissima. Faremo un piccolo step per buggarci e poi duplicheremo massivamente. Funziona su tutte le piattaforme raga, quindi iniziamo con i requisiti. Ci mettiamo in una sessione solo ad amici raga e facciamo entrare il nostro amico che ci dà una mano. Poi ci servirà l'arena con il B1 e il B2 possibilmente, perché faremo prima nella duplicazione. Potete usare anche il piano officina. All'interno dell'arena ovviamente il veicolo da duplicare. Ci servirà poi raga il bunker con il com e il deposito veicoli all'interno per salvare il veicolo. Poi ci servirà l'Avenger con l'officina all'interno dentro la base operativa. Questi sono i requisiti di chi deve duplicare. L'amico che ci dà una mano raga non deve possedere assolutamente nulla. Può anche essere un rango 1 appena spawnato a Los Santos. Veicolo da sacrificare dove vi pare raga. Dimenticavo, fondamentale alla base operativa dovete aver pronto il caso Bogdan da fare. Quindi non ci serviranno le targhe personalizzate, questa è una cosa bomba. Iniziamo subito con il glitch. Ci dirigiamo entrambi fuori dall'arena e chi duplica ragazzi si mette ultima posizione. Consiglio anche di farlo fare al socio, dopodiché raga vi cambiate lo stile e fate un salvataggio forzato. A questo punto dovremo aprire il telefono e prendere l'invito del caso Bogdan di cui vi ho parlato prima. In questa maniera ci teleportiamo raga all'interno della base operativa. Appena saremo spawnati dentro la base operativa, apriamo il nostro menu interazione e andiamo a invitare il nostro socio dentro la base ragazzi, chi ci aiuta a duplicare. Una volta raga che siamo tutte e due dentro la base, andiamo da questo veicolo. La base deve essere piena di veicoli. Guardate bene la posizione raga, questo davanti all'Avenger sul lato di destra. Una volta che siamo sopra il veicolo facciamo salire anche il nostro amico e una volta che siamo sul veicolo facciamo freccia a sinistra per entrare dentro l'officina dell'Avenger. Una volta che saremo all'interno dell'officina dell'Avenger, cosa facciamo raga? Dobbiamo cliccare una volta B se giochiamo da Xbox o cerchio se giochiamo da PS. Facciamo esci dall'officina dell'Avenger e quando siamo in questa schermata libera dovremo andare a chiamare l'agente 14. Quindi apriamo il telefono, andiamo su contatti, andiamo sull'agente 14 e una volta che siamo sull'agente 14 richiediamo un'attività. Appena richiediamo l'attività, come vedete in alto a sinistra, dobbiamo subito ragazzi spammare freccia destra in modo tale che ci apre subito dopo il menu delle modifiche. Quindi selezioniamo richiedi attività, freccia destra e attendiamo in questa schermata. Quando siamo in questa schermata, dopo 10-5 secondi ci darà che l'attività non è disponibile, come in alto a sinistra l'officina non è disponibile. A questo punto clicchiamo il tasto per accelerare e usciamo dalla vecchia. Non ci farà uscire raga e saremo in una schermata nera sia noi sia il nostro amico. Adesso partecipiamo su Anawak, accettiamo il primo raga e rifiutiamo il secondo messaggio. Saremo sempre in una schermata nera. Adesso partecipiamo su un nostro amico che sta in un'altra sessione nella stessa nostra mira. Io su Xbox ho Anawak 14 che sta in mira assistita in una pubblica, quindi userò lui. Voi per PS non so quale sia quello in pubblica, se no usate un amico e partecipate su di esso. L'importante è che abbia la vostra stessa mira. Quindi una volta che siamo spawnati, cosa facciamo? Apriamo il nostro menu di pausa e ci uniamo raga al nostro amico che sta ancora nella schermata nera, che si era buggato con noi. Essendo in una sessione ad amici, come vi ho detto all'inizio, lo potremo fare dal menu di pausa. Raga, non vi preoccupate, il caricamento sarà un pochettino lungo, quindi non pensate che vi siete frizzati perché è normale. E una volta che siamo spawnati saremo con il veicolo che abbiamo usato per buggarci. Adesso prendiamo il veicolo e ci dirigiamo raga dal nostro amico. Quindi aprite la mappa, guardate dov'è il vostro amico e lo raggiungete. Lui sarà sempre in una schermata nera.
Quindi a questo punto scendiamo dal veicolo e ci diamo un colpo nella testa al nostro amico. Una volta che l'abbiamo ucciso, saliamo di nuovo sul veicolo e lo andiamo a recuperare. Una volta che abbiamo fatto ciò, raga, cosa facciamo? Dobbiamo dirigerci dall'arena. Una volta che ci siamo poi diretti dall'arena, dovremo richiedere il nostro com prima di iniziare a fare la duplicazione. Quindi diciamo al nostro amico che è buggato di salire sul nostro veicolo personale e di andare davanti all'arena, mentre noi, raga, andremo a prendere il com e lo portiamo davanti all'arena. Una volta qua vi consiglio di metterlo in questa posizione che non dà fastidio e viene anche comodo. Scendiamo dal com, raga, e il nostro amico sarà ancora sul nostro veicolo personale. Quindi diventiamo Motorcycle Club, ragazzi, e da adesso in poi inizia la duplicazione massiva. Clicchiamo una volta sull'MC e come vedete ci dirà manda al deposito e non dovete farlo. Dopo che ci allontaniamo dal nostro veicolo personale dove c'è il nostro amico, ci darà la possibilità di richiedere una moto. Noi richiediamo la moto e il nostro amico, come vedete da laggiù, raga, rimarrà dentro il veicolo. Adesso iniziamo a duplicare massivamente. Quindi, raga, entriamo all'interno della nostra arena. Vi consiglio il B2 o il B1 perché lì non avrete l'animazione, quindi farete prima. Una volta che siamo all'interno, io qua pensavo di avere una Issy, raga, non ho una Issy, quindi duplicheremo una 500 del cazzo. Adesso, ragazzi, saliamo sul veicolo che volete duplicare. Fate freccia a destra. Una volta che fate freccia a destra, bio cerchio e fate esci dall'arena. Una volta che siamo fuori dall'arena, raga, abbiamo già fatto la duplicazione. Dobbiamo solo cambiarci la targa. Quindi cosa facciamo? Andiamo vicino al nostro amico per fargli vedere adesso proprio bene la targa che cambia e chiamiamo il meccanico. Andremo a richiedere un veicolo da sacrificare, ragazzi, tipo una LG, un veicolo gratis. Una volta che avete chiamato il veicolo da sacrificare, semplicissimamente aspettate 5 secondi. E una volta che avete aspettato 5 secondi, gli dite al vostro amico di scendere dal veicolo personale. E a questo punto possiamo dire sbada bam, ragazzi, veicolo duplicato con targa diversa. E ragazzi, questo è una manna, perché vendere i veicoli con le targhe uguali veramente non ha senso. Infatti le duplicazioni con le targhe uguali Savix non le porta mai. Adesso interagite col com, fate freccia a destra, ragazzi, e salverete il veicolo. Se avete un veicolo all'interno del com, non vi preoccupate, andrà al posto del veicolo sacrificato, in questo caso la LG. Quindi, raga, se vogliamo continuare a duplicare, semplicemente riuscite col veicolo che sta nel com, andate dal vostro amico e lo fate salire sopra. A questo punto vi allontanate, aprite il Motorcycle Club e richiedete un veicolo, una moto appena possibile. Una volta che avete fatto ciò, entrate all'interno dell'arena. Andate nel piano B1 o nel B2 per far prima senza l'animazione per entrare nell'officina. Una volta che siete all'interno, scegliete il veicolo da duplicare. Io in questo caso duplicherò una vigilante e fate freccia destra. Una volta fatto freccia destra, raga, fate bio cerchio e fate esci dall'arena. Una volta che avete fatto esci dall'arena, andate vicino al vostro amico, richiedete il veicolo da sacrificare, aspettate 5 secondi dopo che l'avete richiamato e dopodiché gli dite al vostro amico di scendere dal veicolo. E a questo punto avremmo duplicato la macchina con targa diversa. Entrate dentro il vostro com per salvare il veicolo duplicato e a questo punto sbada bam. Adesso, raga, vi faccio vedere effettivamente che i veicoli si sono duplicati. Potrei farvi vedere direttamente dal meccanico, ma invece entriamo direttamente dentro la nostra arena con la vigilante duplicata. E come ben vedete non ce n'è una, ma ce ne saranno due. Mentre invece la 500 che abbiamo duplicato prima per la sostituzione all'interno del com è andata al posto della LG sacrificata. Quindi in questa maniera le LG diventeranno tutte le Issy duplicate. E niente, raga, io spero che il video vi sia piaciuto, che è stato d'aiuto. Lasciate un like se è stato così e alla prossima. Bella, raga, sbada bam.